Amici di Giornale.sm, siamo qui oggi con Carlo Giorgi dell'ANIS per parlare di IVA, introduzione a San Marino dell'IVA. Qual è la posizione dell'ANIS, Giorgio? L'ANIS è favorevole all'introduzione dell'IVA anche nella Repubblica di San Marino, come principio, poi naturalmente all'atto della definizione della norma evidentemente bisognerà trovare degli accorgimenti o comunque delle soluzioni che tengono conto del bisogno di un impatto nel momento del passaggio, diciamo morbido, comunque adeguato. Le ragioni sono diverse, una è evidentemente internazionale, man mano che ci avviciniamo all'Unione Europea diventa un passo obbligato, e l'altra interna perché noi riteniamo che l'IVA sia un'imposta maggiormente giusta, certamente rispetto alla patrimoniale, decisamente molto, molto diversa e molto più corretta perché colpisce i consumi, quindi chi ha reddito consuma e paga le imposte allo Stato. Non pensa però che con l'introduzione dell'IVA ci possa essere anche un incremento dell'inflazione e magari il fatto che i prezzi possano schizzare verso l'alto? Ma questo ritengo che sia una paura non reale, perché San Marino è talmente piccolo che non è possibile immaginare che qualsiasi prodotto, delle scarpe, se non un abito oppure l'alimentare, possa aumentare di prezzo e andare fuori concorrenza, perché evidentemente i sammarinesi andrebbero a comprare fuori San Marino. Io credo invece che l'IVA dia trasparenza ai prezzi. Oggi l'imposta monofasica non si capisce quanto vale nella formazione del prezzo, domani si sa, il commerciante ha i suoi costi, l'IVA è un elemento preciso, distinto e quindi chiaro per tutti. Ringrazio, buona giornata. Buona giornata.